E questa è una storia che capita a tutti, di incontrare una persona. Io l'ho incontrata alla stazione questa persona, ma può capitare in un ufficio postale, al supermercato, di avere un colpo di fulmine e di non avere neanche il tempo di approfondire. E quindi... L'ho conosciuta in una stazione, nell'aria tiepida di collina, che preannunciando un'acquazzone divenne tesa e frescolina. La stazione c'era da aspettare, e neanche poco da aspettare. Un viaggiatore innervosito prese a fumare, ad imprecare, mentre lei colpì la calma da giocatrice di biliardo, con cui gestiva l'indecenza di quel terribile ritardo. Immersa nella lettura, sospirò e trovò il ristoro di quella età di frescura, e dalla borsa tirò fuori il suo telefono cellulare, e dal modo in cui parlava pensai che a letto ci sapeva fare. Mi avvicinai con una scusa, chiesi se aveva un accendino, da lì parlammo senza sosta finché non era più un mattino. Tu una strana come se fosse una vecchia amica, con un'insolita trasparenza parlammo di ciò che ci veniva, dei disagi dei trasporti e delle prossime elezioni, e dei suoi capelli corti di Bill Gates e Berlusconi, degli attentati in Medio Oriente e della pizza con le acciughe, di quando mi hanno tolto un dente dei chiari senza rughe, sulla schiena e degli americani obesi, il prima cinema e libri gialli del Mugello e la sua pista delle patatine fritte e dell'amore a prima vista, e dell'amore a prima vista. Per lei parlare io parlavo e ci azzittimmo in un buon sguardo, si annoia questa attesa, ma lei capì che ero un bugiardo, e che non capivo perché piuttosto avrei voluto star con lei. Ancora ora, ancora cento in quel treno, non prenderlo mai, e ecco invece il treno che prima mentre facevo quel pensiero, e lei che sta elegantemente con il suo vestito nero, e volevo la notte brevemente quel piacevole dialogare. Capire, l'ho vista scendere e sparire, so il suo nome e l'indirizzo, e neanche il numero di cellulare, ma so che ancora poche ore e mi potevo innamorare. L'ho conosciuta in una stazione, nell'aria tiepida di collina, non la vedrò mai più del resto. Non la vedrò mai più del resto. E non l'avevo mai vista prima. Disco. Grazie a un sacco di gente.
Emanuele Lombini, Mauro Latinata, che hanno registrato e giustato il video. A voi che siete arrivati qua stasera, a ognuno di voi, a Fausto e Marisa, anche detti mamma e papà. Grazie.